Allora, buonasera a tutti, siamo in diretta con China Files. Ok, sto aggiungendo. Il nostro ospite e Lucrezia Goldini China Files che sarà ora con me. Eccoci qua, ciao Simone. Ciao. Ok, allora ci siamo. Aspettiamo che arrivi anche Lucrezia. Vediamo un po', intanto monitoro se ho fatto tutto giusto. Simone, mi senti o devo mettere le cuffie? Ma no, ti sento, tu mi senti bene? Io ti sento benissimo, sì. Allora, qualche altro secondo di attesa. Eccola. Lu, eccoci. Buonasera. Hello. Grazie Sabri, vi sentiamo bene. Allora, Simone si è oscurato. Allora, io direi che con 14... No, sto leggendo i commenti. Con 14 spettatori, o 15, possiamo benissimo iniziare. Allora, vorrei fare una piccolissima introduzione prima di... a parlare del nostro ospite e presentarlo e fare in modo che lui si presenti. Siamo qua in diretta oggi, io e Lucrezia di China Files con Tech Workers Coalition Italia. E la introduzione che volevo fare è rispetto a questa particolarità, insomma, che potreste aver già adocchiato, ovvero il fatto che abbiamo instaurato questo dialogo con una persona che tendenzialmente non si occupa di Asia e quindi è una atipicità. Insomma, avete capito, rispetto alle nostre dirette tradizionali, che come tutti i profili di Instagram, insomma, hanno fatto durante la pandemia, e ci siamo dedicati in particolar modo a conversare con specialisti asiatico, accademici o giornalisti e quant'altro. Ma abbiamo abbracciato anche un nuovo approccio che io penso che pensiamo tutti che possa essere anche. Che possa essere l'inizio, il primo esempio di poi un nuovo percorso, che è quello di creare delle dirette di dialogo che non seguono le tendenze, no? O non corrono dietro delle notizie calde, ma in realtà aprono un dialogo con realtà diverse, appunto, non solo prettamente collegata all'Asia, su tematiche che però ci interessano molto. E quindi vi ringrazio di essere qui con me, grazie Lucri e grazie Simone. Allora, Grazie a io voi. di iniziare, esatto, dandoti subito la parola, innanzitutto ti chiedo di presentarti, Simone, e di presentarci un po', questa associazione, organizzazione informale, insomma, dici tu le parole giuste da utilizzare, che si chiama appunto Tech Workers Coalition, e in particolar modo di quello di cui parleremo anche più avanti, del contesto italiano. Che cos'è Tech Workers Coalition, insomma? Va bene, inizio a presentarmi io sono Simone e sono uno degli organizzatori di Tech Workers Coalition Italia. Ho un background da programmatore, ma appunto da 2 anni, oltre al lavoro, partecipo a Tech Workers Coalition, che è un'organizzazione che noi definiamo alt-labor, cioè alternativa o ulteriore o complementare alle organizzazioni tradizionali che curano i temi del lavoro ed è nata in USA nel 2014 sulla spinta di una serie di proteste di sindacalizzazione in Google, i cui lavoratori hanno poi formato la prima sezione Tech Workers Coalition, che adesso conta una dozzina circa di sezioni, ho perso il conto. E tra cui quella tedesca, o meglio berlinese, che ho aiutato a fondare 3 anni fa, e 2 anni fa invece abbiamo iniziato in Italia, che è stata la prima sezione nazionale, tutte le altre sono a livello locale, quindi ha una formula un po' diversa, degli obiettivi diversi, perché come è diverso il settore tech italiano rispetto a quello americano, tedesco o inglese o indiano e delle altre sezioni. E da 2 anni appunto ci occupiamo di organizzare, di supportare l'organizzazione dei lavoratori tecnologici in Italia,
questa cosa, dato il panorama un po' scarno, diciamo, come eufemismo, appunto della sindacalizzazione tecnica in Italia, vuol dire fare tante cose diverse, vuol dire fare informazione, vuol dire costruire consapevolezza, vuol dire creare strumenti per organizzarsi in azienda direttamente, parlare con i sindacati per spiegargli che faccia un tech worker, per dargli spunti di ragionamento, vuol dire fare quelle poche ci sono o comunque potenziali a questi aspetti dentro i sindacati tradizionali o fuori, anche fare delle live per portare questo tema o anche tipo sui giornali fare tanti, come dire, portare questo tema al grande pubblico perché assente c'è un'idea molto distorta, logica, tanto in Italia quanto all'estero e pensiamo sia utile correggerla. Ottimo, allora ti chiedo per capire appunto, visto che tu hai parlato anche di questo intento divulgativo, quando si parla di tech workers, secondo me vale la pena iniziare a chiarire questo punto per poi dialogare, perché sottolineiamo che il dialogo si presuppone in quanto parleremo del contesto italiano o europeo, non paragonandolo, ma semplicemente mettendo sullo stesso piano quello che accade invece in Asia, cercare di trovare dei punti di connessione, riflessione e quant'altro. Quindi, per capire, per andare avanti, che cos'è un tech worker? Certo, noi adottiamo due definizioni diverse a seconda che si parli di, come dire, analisi del settore, analisi dei pattern diciamo, globali del cambio della produzione tecnologica, per cui in questo caso parliamo di tech worker come chiunque produca valore per le aziende tecnologiche, che produca tecnologia, che produca... che faccia design, che produca dati, che produca hardware o che faccia manutenzione, lavoro manuale necessario all'operare di queste aziende tecnologiche. Quindi questo include anche, ad esempio, i rider. Senza rider, Glovo, Deliveroo non vanno avanti. Senza magazzinieri, Amazon non va avanti. Quindi per noi quelli sono tutti tech worker, nel senso che... come dire, il fulcro del lavoro di quell'azienda è comunque la produzione tecnologica, anche nella loro percezione, ma poi c'è tutto un lavoro non strettamente tecnologico, non strettamente cognitivo, informativo, che però è necessario a operare queste tecnologie. Quindi questa idea di tech worker mette insieme tante professionalità diverse, tanti lavori diversi, ma con la logica di darli insieme per avere più leva, banalmente, perché poi chi paga lo stipendio sono gli stessi, chi può essere impattato da una presa di coscienza di questo lavoratore è lo stesso attore. Quindi c'è quest'idea, che per adesso è lontana, ma non lontanissima, di avere scioperi congiunti o proteste, organizzazioni congiunte di lavoratori di tipo diverso, trasversali ad una stessa azienda tecnologica. Ad esempio, potrebbe essere sciopero dei rider congiunto ai programmatori di Glovo, per dire. Non è ancora successo, ci sono pochi esempi veri e propri di questa cosa, e tendenzialmente sul piano locale, ma anche, per dire, in Amazon esistono organizzazioni di lavoratori connesse a Tech Workers Coalition USA, ma non direttamente incluse, che prima o poi riusciranno a fare delle azioni congiunte. Questo è l'obiettivo, diciamo, di lungo termine come modello. Poi c'è un'idea di tech worker un po' più legata all'identità, che è quella che noi adottiamo principalmente in Italia per raggiungere il nostro target, ovvero tutti quei lavoratori, principalmente tecnici, creativi o di supporto tecnico, che stanno in un ufficio e che chiami tech worker in qualche modo reagiscono. Un rider, se lo chiami tech worker, non reagisce. Il percorso per fargli, come dire, fargli intendere questa cosa qua è molto complicato. È già complicato per chiunque non sia un programmatore, perché abbiamo visto che risuona molto meglio per i programmatori, ma con tutti gli altri, tipo un copywriter, fa un po' fatica a ricevere questa etichetta, quindi noi la usiamo con parsimonia. Però c'è quest'idea di riuscire a mettere tutte queste professionalità allo stesso tavolo. E nella nostra organizzazione in Italia riusciamo a includere professionalità diverse che vanno nel creativo, che vanno
social media management, digitale vario e anche supporto tecnico. Ottimo, quindi esatto, come hai detto tu, l'espressione che hai utilizzato, chi paga lo stipendio, quindi non importa la mansione che tu svolga, ma appunto chi ti eroga i soldi, no, per vivere. Quindi in molti articoli anche che tu hai scritto nel tuo blog personale oppure nelle interviste che hai rilasciato, citi anche per esempio qualcosa che a noi, no, magari non verrebbe in mente, quindi anche gli addetti mensa o gli addetti alle pulizie, per un'azienda, anche se sono in collaborazione, cooperazione da aziende esterne, che però lavorano in quell'ambito, in quell'azienda, e quindi sono considerati tech workers. Prima di passare al contesto italiano e lasciare la parola a Lucrezia, vorrei un attimo chiederti e iniziare a guardare al contesto asiatico, ovvero so che c'è o che c'era una sezione in India di tech workers coalition. Sì, al momento è un po' dormiente perché ci sono altre organizzazioni più grosse che sono emerse, di cui uno è un sindacato dedicato agli informatici tendenzialmente o ai lavoratori dell'IT. Non è una realtà con cui abbiamo contatti troppo diretti, nel senso che con Tech Workers Coalition Bangalore prima della pandemia c'erano stati un po' di incontri, ci avevano raccontato un po' le cose che facevano. Non ho tanti aggiornamenti, so che alcuni sono confluiti e ci sono, hanno preso altre strade che non portano il cappello di Tech Workers Coalition, che è una, come dire, un approccio abbastanza standard anche nelle altre sezioni che non puntano necessariamente a crescere ma a integrarsi con ciò che viene fuori localmente una volta che c'è l'opportunità. Tech Workers Coalition, soprattutto in USA ma anche in UK, per dire, opera da collante. È un'organizzazione per organizzatori, quindi una volta che c'è un'opportunità strategica si può parcheggiare la cosa, però quella indiana finché è andata ha avuto parecchio impatto, soprattutto mediatico, localmente, e ha avuto anche sicuramente delle relazioni nel portare i risultati della creazione del, non mi ricordo la sigla, AIETU, una cosa del genere, IT workers fondamentalmente, che poi hanno si sono uniti allo sciopero generale di poco tempo fa, andando in strada a centinaia, che è una cosa che in Italia ancora e con le loro bandiere, con la loro identità di tech worker e non semplicemente come simpatizzanti, come può succedere in Italia. Cioè in Italia non è che gli informatici non scioperano quando ci sono anche tipo gli scioperi dei sindacati di base, però vanno con un'identità più politica, magari, o con togliendosi il cappello da informatico, mentre in India sono riusciti già a fare questa cosa che non è male. Infatti ho fatto delle ricerche, insomma, e come dici tu, c'è questa sezione, perché infatti, come hai detto, se nel caso italiano c'è Tech Workers Coalition Italia, nel caso indiano c'è Tech Workers Coalition Bangalore. Dando un po' di contesto, Bangalore è questa città nella sud del subcontinente indiano che è, come si ama dire in questi casi, la Silicon Valley indiana, quindi è un distretto tech, eccetera. Almeno è così che la definiscono, insomma. E la pagina Twitter in realtà non è più attiva, nel senso non pubblicano tanto, però consiglio, nel senso che l'ho trovato molto interessante, l'hanno pubblicato 2 anni fa, un approfondimento in 2 puntate sul movimento dei lavoratori in India, sin dai primi anni dell'indipendenza, e non è molto lungo, in senso è piuttosto sintetico, ma in realtà offre una biografia molto ampia e quindi, ecco, ho apprezzato molto questo approfondimento e potrebbe aiutarci a capire. Per dare un po' di contesto, in realtà gli sforzi di sindacalizzazione in India procedono in maniera, cioè, spedita, potremmo dire, o comunque ci sono molti casi in tutto il paese che ricoprono queste dinamiche. E spesso e volentieri si parla di food delivery e anche nella rubrica di China Fights, Gigology, abbiamo parlato di queste istanze, quindi di nuovi sindacati, nuovi nel senso che sono nati a cavallo dal 2020 e 2021, che hanno veicolato le proteste più o meno sparse e disorganizzate di questi fattorini. Come in tanti paesi c'è questo duopolio anche in India, anche nel mondo del food delivery, tra queste due maxi società, Swiggy e Zomato, che appunto si occupano di consegna di cibo a domicilio, e abbiamo visto come nel 2021 le proteste sono avvenute sia in strada,
ma anche utilizzando il social, in particolar modo Twitter, e non sono stati solo alcuni tweet sparsi in maniera spontanea, ma proprio organizzati, campagne social di Twitter diretti contro, cioè, taggando insomma i profili ufficiali delle società e allo scopo di sensibilizzare l'unico attore, come scriviamo nel pezzo, che non può subire delle azioni vendicative da parte della società, ovvero il consumatore. E infatti è stato qualcosa che effettivamente è successo, nel senso che anche lì un numero sempre maggiore di clienti hanno preso a cuore queste condizioni, che sono sempre più o meno le stesse, con le dovute eccezioni del caso o caratteristiche del caso, quindi tariffe di consegna sempre minori, struttura contrattuale opaca, offuscata, a fronte in realtà di un enorme aumento dei profitti e assestamento delle società di food delivery che sotto la pandemia sono bocciate, insomma, in tutti gli aspetti. E quindi devo dire che, ecco, cerchiamo un po' di comprendere le varie differenze del caso, ma in India la struttura è molto solida e sono emerse tante micro realtà sindacali, certe legate al sindacato confederale, certe legate a certe forze politiche, tipo il Partito Comunista Indiano, certe totalmente indipendenti, che quindi hanno tentato di dare un ordine ai gig workers in generale, o solo, appunto, come hai detto tu, con quel sindacato che ha inglobato Tech Workers Coalition Bangalore, che è l'All India IT and IT's Workers Union, e certe solo per quelli dei transport workers, eccetera, eccetera. Quindi una realtà in continuo fermento che, come hai ben detto tu, anche recentemente ha organizzato uno sciopero collettivo e quindi merita una menzione. Ecco, poi non so, a quanto pare non altrove, cioè non dovunque in Asia ci sono questi stessi esempi felici, ecco. Luca, vuoi dire? Per ragioni strutturali. Buonasera a tutti e due. Intanto, avete già detto un sacco di cose che secondo me hanno dato luogo a spunti interessanti. Partire dalla terminologia, insomma, che utilizziamo e che utilizzate, per definire quello che è un tech worker. Il fatto semplicemente che questo nome sia stato ampliato per coinvolgere categorie diverse di lavoratori già di per sé è indicativo, perché non c'è una distinzione tra blue collars and white collars anymore. E questo in qualche modo, adesso mi confermerete o negherete voi che vi occupate di gig economy soprattutto, è quantomeno sintomatico del fatto che c'è una violazione dei diritti che è in questo caso trasversale. Quindi a prescindere dalla mansione, il settore tecnologico risulta pesante, risulta underregulated, non normativizzato per la tutela dei lavoratori. Questo già mi sembra significativo nell'unire diverse mansioni, diversi tipi di lavoro. Quindi c'è un problema sicuramente nel settore. Rispetto invece a quanto dice Vittoria, aprendo al contesto asiatico, ti rispondo subito a quest'ultima cosa che hai detto, è uno dei motivi per cui una spinta alla sindacalizzazione non c'è in molti paesi, molto spesso si riflette in quella che è la struttura di controllo del paese specifico in cui si va a guardare. Per esempio, tu parli di proteste e parli di organizzazione anche tramite social. Sappiamo benissimo che in molti paesi asiatici, di cui la Cina è sicuramente, la Repubblica Popolare Cinese è sicuramente capofila, il concetto di sovranismo digitale poi si riflette anche in quella che è l'organizzazione civile che viene impedita o comunque ostacolata. Adesso, allo stesso modo, in realtà questa cosa avviene anche in India, dove il governo Modi ha stretto tantissimo sull'utilizzo dei social. Il fatto che probabilmente negli ultimi 3 anni qualche movimento, qualche protesta ci sia stato, adesso qua la butto un po' sulla speculazione, probabilmente perché il movimento non ha preso così tanta forza, non è riuscito a organizzarsi in maniera evidente o stabile, perché in realtà i mezzi di controllo e di prevenzione dell'Unione ci sono, e ci sono anche in India e in moltissimi paesi del sud-est asiatico. Questo insomma per dare un po' di contesto sul perché magari anche a fronte di nuove problematiche sul lavoro è così facile non avere un riscontro invece in termini sindacali, perché lo spazio di movimento di base è più ristretto. Quindi questo secondo me è il discorso. Vorrei chiedere a Simone invece se per voi va bene di fare un po' un prospetto di quella che è la situazione
italiana rispetto a questo discorso, perché parlare di diversi paesi, comparare diversi paesi con una un'unica tematica, con un filo rosso che le lega, è già problematico di per sé. Però questo mi rimanda al problema dell'internazionalizzazione dei diritti dei lavoratori. Come vi muovete voi a riguardo, visto anche che appunto operate su paesi diversi? Allora, parliamo del caso italiano, se vogliamo fare una brevissima panoramica. Allora, il caso dei rider è un po' simile a quanto avete raccontato voi, e ha un pattern che si ripete un po' in tutto il mondo, in cui i rider comunque hanno un'identità forte, riescono a organizzarsi, si percepiscono come una categoria co abbastanza combattiva. Gli italiani, come dire, nel panorama globale, comunque sono un'eccellente. Non so se si può dire, però comunque hanno portato a casa dei risultati invidiabili e hanno un livello di organizzazione abbastanza alto rispetto a quello che si vede nello scenario internazionale. I lavoratori dell'IT, che sono quelli che Tech Workers Coalition Italia, come dire, segue più da vicino, hanno un grado molto basso di sindacalizzazione, ovviamente, portato avanti principalmente dalla CGIL e dalla UIL. Sindacati di base sono pressoché assenti, la USB prova a fare qualcosina, ma poca roba. C'è un problema ulteriore di percezione per cui quelle vittorie che ci sono non sono visibili, non sono comunicate, cioè ci sono rappresentanze sindacali, ci sono scioperi, principalmente nelle aziende di consulenza, però il sindacato non è molto bravo a comunicarle, quindi anche noi ogni tanto scopriamo che ci sono state, cioè, delle storie di successo che non sono Posteriori. presenti nel trafiletto di un giornale locale. Quindi c'è un problema di visibilità di questa cosa che noi stiamo cercando di risolvere, principalmente spiegando al sindacato come si fa un post sui social, cioè, non lo so, comunque dalle basi. In altri settori, tipo la logistica, sia quella tradizionale sia quella che tocca le piattaforme, tipo Amazon, ovviamente. Nome, ma pensiamo anche a Yux, che è un'eccellenza innegativa italiana per sfruttamento dei lavoratori. Hanno visto sia Amazon che Yux forti proteste, scioperi, organizzazioni, presenza sindacale, con pattern simili al resto d'Europa. In USA, ovviamente, la sindacalizzazione in Amazon è molto più indietro e però è super mediatizzata, quindi sia Bessemer in Alabama che è andata male, sia New York con Chris Malls che è andata bene, sono coperte essenzialmente dai giornali. Su quello non penso di aggiungere granché, a parte il mio commento estetico per il 2023, voglio essere come lui. Non so se avete presente il personaggio. È stato questo, ok, no? È questo sindacalista di New York che ha guidato l'organizzazione della prima rappresentanza sindacale a New York, ed è molto appariscente perché non ha mai tolto gli abiti da persona nata e cresciuta nel Queens, mi sembra, e quindi indossa sempre tute con lanoni d'oro, cappelle, ha incontrato Biden con una giacca con la toppa con scritto Eat the Rich, è andato al gala del Time con una salopette di Fendi o di Che Gucci. trash, E adoro. quindi, come dire, un personaggio di un certo tipo che ha cavalcato l'onda mediatica in una certa maniera. E io non sarò mai come lui, però ci proviamo. Tornando al caso italiano, sì, questo è quanto, cioè rider, magazzinieri, IT, sono le categorie che. Soprattutto consulenti IT, perché il grosso dell'IT italiano è consulenza ed è dove si trovano le condizioni di lavoro peggiore, insieme ovviamente a tutto il precariato, principalmente creativo, ma anche di programmazione web tendenzialmente, che ha tutte le sue problematiche diverse, anche un po' più complicate da raccontare. Però questo è quanto sul caso italiano. Cosa Scusa, nel frattempo io ho pensate trovato di Christian caso Smoltz e americano o no, dicevi tu che hai trovato le foto della Paola. questo soggetto è effettivamente fashion goals. No, rispetto invece a quello che dicevi,
cioè rispetto appunto al caso italiano, secondo me potremmo fare un attimo un salto, sempre con questo tentativo di dialogo, e poi speriamo che sia sensato, insomma, e andare di là in Asia, perché quello che dice Lucrezia è molto, molto importante, cioè è importante ovviamente contestualizzare e capire appunto come dicevi tu, l'utilizzo poi che si fanno i social, il grado di controllo. Io, allegandomi alla tua riflessione, commenterei, che magari è una cosa che ci potrebbe anche servire per poi le prossime riflessioni, che poi spesso queste istanze sono anche strumentalizzate dalle stesse forze politiche, nel senso che non sono istanze che vanno, diciamo, che intaccano il sistema stesso. Quindi spesso sono anche, no, come se fossero dei piccoli lamenti senza tanta importanza che non vanno a intaccare un sistema strutturale. E quindi a volte sono anche elogiati dagli stessi stesse forze politiche come appunto qualcosa che in realtà va assolutamente no, legiferato, assolutamente regolamentato, ma ovviamente poi sono solo utili a certi tipi di slogan. Quindi in tutto il mondo tutti sono, come abbiamo visto dalla Cina, ma anche nei nostri paesi in Europa, come i rider siano stati no, coccolati a livello verbale e comunicativo come lavoratori essenziali che ci hanno aiutato a superare i tragici momenti della pandemia. E poi in realtà, appunto anche sottolineando le difficoltà, no? Anche i TG più mainstream o i canali mediatici più mainstream di tutto il mondo hanno mostrato rider che consegnano pacchi sotto la pioggia in condizioni estreme in bicicletta o a piedi. E quindi sono problemi che in realtà vengono veicolati anche nei paesi, poi vedremo in Cina, insomma, se ne è parlato moltissimo anche nei media nazionali senza problemi. Poi però ovviamente quando la struttura di mobilitazione al basso si fa coesa e pericolosa, poi accadono delle circostanze spiacevoli e degli sforzi repressivi, ecco. Io direi In Cina in realtà sono anche stati strumentalizzati tantissimo per quella che poi invece è la giustifica dell'impianto di regolamentazione di tutto il settore tecnologico. Quindi andando a regolamentare ritmi e algoritmi, come diciamo sempre, il Partito Comunista Cinese si è anche fatto promotore è garante di diritti di questo tipo di lavoratori della gig economy, quando in realtà probabilmente le mire facevano parte di un altro tipo di operazione che quindi verteva su regolamentare tutto il settore. certo, io direi che visto che hai tirato fuori questa carta, la carta tua in China Files, la tua carta regolamentazione del tech, e visto che nelle scorse ore, quando io e Simone abbiamo un po' concordato questa diretta, dimmi se sbaglio, Simone, se non volevi che si sapesse, però hai mostrato forte curiosità in merito a questi argomenti, no? Magari potremmo anche parlarne in relazione alle tue esperienze anche in Germania, quindi iniziare magari al contesto cinese. Cercare di capire appunto questa strumentalizzazione a favore di regolamentazione e poi passare la palla a Simone. Che dici? Va bene, va bene. Simone, se avevi qualche curiosità in particolare, altrimenti io ti faccio una panoramica generale di quello che è successo in Cina negli ultimi 3 anni, diciamo, 3, 4 anni. Dunque, per quanto riguarda il contesto cinese, è interessante che voi mi parliate di tech workers in relazione alla gig economy, perché in realtà quanto è accaduto, il settore tecnologico è uno di quelli che più è stato rivoluzionato negli ultimi anni in Cina. Uno degli obiettivi del Partito Comunista Cinese, come previsto dal 14° piano quinquennale, per lo sviluppo di una serie di industrie, è appunto che l'industria del digitale diventi primaria entro il 2035. Questo ha comportato una riforma di tutto il settore, ma dal punto di vista, un sacco di punti di vista che però hanno a che fare con la cyber security, quindi la sicurezza informatica, il controllo dell'informazione sul digitale, infrastrutture e software, non solo hardware. Ok? Questo ha coinvolto necessariamente tutta una serie di servizi nuovi, che includono anche il lavoro di tech workers inteso come gig economy, e quindi tutte le piattaforme di erogazione di servizi digitali, che sono state coinvolte più o meno trasversalmente. Sostanzialmente negli ultimi 30 anni le famose big tech, le big corporations del tecnologico in Cina sono quelle che hanno dato una grande mano
al PIL del paese a crescere così a doppia cifra per una serie di anni. E a questo punto, invece, dal 2019 in avanti, per contenere i rischi che sono soprattutto di tipo finanziario, attenzione, il governo ha deciso di imporre una serie di regolamentazioni. Parte di queste regolamentazioni in realtà ha giovato e ha giocato a favore anche dei diritti dei lavoratori, perché se negli ultimi 30 anni per avere questi margini di profitto spaventosi si è andata a ledere quelli che sono i diritti di una serie di lavoratori, Vittoria si è occupata tantissimo di coprire questo movimento del 996, il lavoro estremo, il lavoro dalle 9 del mattino alle 9 di sera, 6 giorni a settimana, insomma, quindi una condizione che fa parte di tutto il settore. Come dicevamo prima, quindi a prescindere dalla mansione, però è andata un po' al contrario. Se i media statali l'hanno rivenduta, diciamo, come rifacendosi del proprio ruolo, quindi di garanti della protezione e dei diritti dei propri cittadini, in realtà questa è stata come in qualche modo una conseguenza della riforma più in grande, riforma rivolta alle aziende private che finora avevano fatto il successo economico della Cina, avevano portato avanti l'innovazione digitale a cui adesso la Silicon Valley americana in realtà si ispira, no? Quindi c'è stato un cambiamento di prospettiva. E quindi diciamo che per quanto a favore di retorica, a favore di microfoni, il Partito Comunista abbia effettivamente e sia stato effettivamente very vocal, molto aperto nei confronti dei diritti di questo tipo di lavoratori, in realtà probabilmente questo è un side positivo di una riforma di tutt'altra natura. Tant'è che adesso che le fondamenta di questa riforma sono state gettate e che la rettificazione del digitale, che è questo grande cambiamento proprio della base del settore, è stato fatto, c'è un rallentamento anche a livello normativo, anche l'attenzione verso i diritti dei lavoratori nel settore tech si è un po' affievolita. Complice poi anche la pandemia, periodo in cui in realtà i tech workers hanno sofferto più di chiunque altro, perché il mondo del digitale non si è fermato, anzi è esploso, come diceva prima Vittoria, però le attenzioni sulle necessità dei privati cittadini, i complaints, per esempio, riguardo alla gestione della pandemia in Cina, hanno preso il sopravvento e quindi anche questo si è notato che è andato un po' diminuendo l'attenzione per questa cosa. Ecco, insomma, questo è quello che è successo a grandi linee e in poco tempo. Spero di essere stata chiara. Vittoria, non so se vuoi darci tu un po' di contesto invece rispetto a quello che è successo ai dirimpettai, quindi Corea del Sud e Giappone, che comunque anche il Giappone ha un grande problema di sfruttamento del lavoro in generale e nel settore tech anche. Allora, sì, dopo riguardo al Giappone, allora, prima di ritornare a parlare dell'Italia, vorrei fare una domanda a Simone. Riguardo alla Corea del Sud, ne abbiamo parlato in Geekology e ho trovato molto interessante coprire queste dinamiche, perché in realtà anche qua si può iniziare a parlare di rapporto tra amministrazioni e grandi aziende in un paese in cui c'è proprio un termine specifico per indicare questi grandi conglomerati industriali tipo Samsung, per esempio. Il termine è chaebol. Penso che si pronunci così, e sono proprio queste, Decevo. okay? E sono proprio queste grandi aziende che in realtà sono ramificate e quindi controllano e offrono tutta una serie di servizi molto ampi, intoccabili o toccabili da poco, insomma, quindi se ne parla da tempo su come regolamentare la loro influenza, la loro potenza, ma gli interventi sono sempre molto difficoltosi perché sono fortemente legata all'influenza della famiglia fondatrice che passa man mano, da generazione in generazione, il controllo appunto e perpetua la sua influenza. Quindi in un paese in cui si parla di questi grandi conglomerati industriali, su come regolamentarli, su chi lo può davvero fare e con l'emergere poi di tutta una serie di nuove entità, piccole start-up, e in un paese in realtà che soffre di una cultura del lavoro molto pesante, tanto che ad esempio in Corea del Sud solo lo scorso anno con l'amministrazione uscente Moon si è finalizzata questa riforma dell'orario di lavoro settimanale che è stato ridotto a sole 52 o 54 ore settimanali,
perché la regolamentazione per certi tipi di aziende era ben più grande, e addirittura il nuovo presidente Yoon ha l'anno scorso poi mostrato quasi fastidio, no? Dicendo per esempio la sua celebre dichiarazione, che ha detto che in certe aziende se serve di lavorare 120 ore a settimana lo si potrebbe fare, non dovrebbe essere illegale, no? Quindi una cultura del lavoro molto improntata sul sacrificio personale, e eccetera eccetera. Che cosa è successo in Corea del Sud? Che Moon ha fatto, quindi l'ex presidente democratico, ha promosso, diciamo, una certa attenzione rispetto a queste tematiche, quindi tematiche, ovviamente guardando all'argomento di tendenza food delivery e riders, ma in realtà ha promosso e facilitato delle azioni da parte dell'organo antitrust sudcoreano rispetto a regolamentazioni, tanto che alcuni hanno detto: ehi, guarda qua, la Corea del Sud sta copiando la Cina, stanno procedendo di pari passo, con le dovute differenze. In realtà Yoon, che è tuttora al potere, ha più volte dichiarato di volersi allontanare, di non essere interessata a questioni sindacali, e nei numerosi scioperi che sono susseguiti negli ultimi 2 anni nel settore tech rispetto a programmatori e quant'altro, quindi tech workers più nel settore più del nucleo, insomma, se vogliamo dire così, e del food delivery, in più occasioni appunto Yoon, già da prima che diventasse presidente, ha espresso fastidio e ha chiesto che queste istanze venissero risolte all'interno del comparto aziendale, che non dovesse diventare una situazione di carattere nazionale. In realtà va chiarito questi sviluppi, perché è successa una cosa importante nell'agosto 2020 con la seconda ondata di tagli alle tariffe salariali da parte di una delle aziende che dominano il mercato, insomma anche qui un duopolio da parte di due aziende, la Baemin e la Yogiyo. È successo che al secondo taglio salariale nell'agosto 2020 sono scesi in piazza, sempre anche lì supportati da in realtà i sindacati confederali sudcoreani, le conseguenti sezioni interne, e a fianco sono state una piccola, diciamo, sezione di tech workers che programmavano app. Perché, ecco, è importante quando si parla di questi due mondi, no? Il mondo del food delivery e il mondo dei white collars, appunto, che spesso e volentieri vengono raccontati in maniera parallela, ma non mai, che non registrano mai un punto d'incontro, quando in realtà, e questo è importante perché lo ha detto Simone già all'inizio della diretta, lavorano, sono dipendenti e sono collaboratori della stessa azienda, e in realtà il lavoro è uno dipendente dall'altro. Cioè, l'algoritmo, per esempio, che in tutte le aziende food delivery regola il lavoro e gestisce le consegne del singolo rider, è appunto appannaggio e risultato lavorativo di qualcuno che si trova negli uffici della medesima compagnia. Quindi ci sono anche in Corea del Sud delle situazioni sindacali, insomma, importanti, ovviamente con delle difficoltà legate appunto a questa forte prevalenza e influenza di questi forti conglomerati industriali, che non sono pochi in Corea del Sud, quindi Samsung è solo uno di questi. Parlando invece del Giappone, in realtà la cosa interessante è che spesso e volentieri negli ultimi anni si parla del Giappone come di un mondo dei sogni dal punto di vista tech, nel senso che spesso, malgrado sappiamo che la cultura del lavoro giapponese potrebbe essere comparabile a quella sudcoreana, ci sono forti violazioni, una forte discriminazione di genere anche negli ambienti corporative, spesso e volentieri cercando nel web emergono queste storie nei forum di lavoratori del tech, quindi che lavorano nelle società high-tech giapponesi, che consigliano questi luoghi di lavoro proponendoli come in realtà luoghi piuttosto sani, con salari alti. Tu hai qualcosa del genere da dirci, Simone? Sei a conoscenza? Hai letto di qualcosa al riguardo? O sono solo speculazioni? Ma io questa cosa l'ho letta principalmente sui casi cinesi più che giapponesi di condivisione di... Cioè, stiamo parlando di liste di aziende positive o negative da ricercare, giusto? E questa cosa qui è comune un po' dappertutto,
In Cina più che altrove ci sono stati legati al 996 e alcuni casi di liste di aziende. In USA si fa in maniera informale o formale, ci sono anche alcune app tipo Blind che permettono di fare una cosa simile, non necessariamente in un'ottica di organizzazione, cioè di servire il lavoratore, sono più in un'ottica da start-upare, ma l'obiettivo finale poi è quello. Noi in Italia non esiste nulla di simile, nel senso che tendenzialmente questa cosa viene proposta circa ogni 5 minuti in qualunque chat di programmatore, designer e quant'altro, e l'idea viene scartata perché si ha paura delle conseguenze legali di una cosa del genere, che probabilmente poi sono arrivate anche in Cina, però qualcuno ha avuto l'ardire di farlo. In Italia no, noi come Tech Workers Coalition suppliamo a questa mancanza prendendo uno spazio, una cosa un po' casuale. Abbiamo creato una chat per raccogliere tutte quelle discussioni che avvenivano nella nostra chat principale su Telegram. Noi abbiamo creato una seconda per scambiarsi feedback sulle aziende, tra le altre cose. E questa cosa qua ha avuto un sacco di trazione, ha attirato un sacco di persone che principalmente in fase di colloquio arrivano e chiedono: ma qualcuno ha lavorato per questa azienda, cosa mi sapete dire? E lì si può dare un feedback informale, che anche anonimo tranquillamente, senza che nessuno ne sia particolarmente responsabile e senza paura di incorrere in denunce, diffide e quant'altro. E questo ha creato un corpus di conoscenza sulle varie aziende e oltre a dei feedback molto importanti per noi come Tech Workers Coalition per avere il polso di quella che è la realtà di tanti lavoratori, perché studi di settore ne stanno venendo fuori, fatti anche dai sindacati, penso quello di Matteo Gaddi, giusto per dirne uno, però alcune, come dire, indagini qualitative sono un po' più complicate e quindi questo scambio di feedback continuo, perché poi si parla di decine di queste interazioni ogni giorno, ci aiutano a navigare un po' quello che succede in Italia. E però è uno strumento importante perché il lavoratore così sa come dire, quanto è normale fare straordinari non pagati, quanto è normale il manager che ti urla contro, se disorganizzati, quanto smart working ti fanno fare, perché un sacco di queste cose, soprattutto in aziende medio-piccole o quando sono magari nelle grandi aziende di consulenza, la divisione per sottosezione, queste policy non sono trasparenti, non te le dicono magari finché non vai al terzo, quarto colloquio, perdi un sacco di tempo, o magari ti dicono de delle falsità, è abbastanza comune, perché non è roba che finisce sul contratto o perché è in palese illegalità. Quindi se tu chiedi a un'azienda: ah, ma voi fate body rental? Alcuni rispondono sì, tranquilli, dici, ma è illecito, come fate body rental? Però alcuni in fase di colloquio lo fanno, vabbè. La maggior parte comunque non lo fa o ti dice sì, avrai 4 giorni a settimana di lavoro remoto e poi in realtà è uno o zero. Oppure no, no, noi straordinari mai. Poi stai lì dopo il colloquio, vedi la gente ancora che batte i tasti alle 7 di sera, dici, ma non sono sicuro. Siamo una Quindi grande questo spazio famiglia, live velocizza questo scambio di informazione ed è la nostra alternativa al documentone. sì, infatti, per dare contesto rispetto a quello che hai detto, nell'ambito cinese e in Cina sono diffusissimi questi gruppi WeChat in cui vari tipi di lavoratori, gruppi locali più o meno piccoli, si confrontano. E spesso e volentieri vediamo in realtà come questi gruppi poi vengono cancellati, eccetera, eccetera, e ne nascono ancora di nuovi. L'esempio forse, ecco, che ha ricevuto più risonanza mediatica rispetto a, diciamo, lista di aziende e di impressioni, è quella di questa campagna che è emersa a ottobre dello scorso anno, Working Time, molto curiosa perché i fondatori erano altre persone rispetto a quelli che invece avevano promosso la campagna 2019 contro il 996, che ricordiamo che diciamo, il dominio GitHub era 996.icu, cioè Intensive Care Unit, quindi nel genere 996 lo facciamo tutti, ma andiamo dritti in terapia intensiva, perché
per lo stress e il burnout, e i nuovi fondatori di questa nuova campagna si sono detti diciamo promotori di un nuovo sviluppo, di un miglioramento della vecchia campagna, proponendo uno scambio più preciso di informazioni. E è anche curioso, perché in realtà quello che è successo è la creazione la messa in condivisione online di questo foglio Excel, che di preciso non aveva granché, nel senso che c'erano delle colonne tipo nome dell'azienda, orario di entrata, orario di uscita, quanto tempo hai per il pranzo, commenti extra, in cui chiunque prima, poi attraverso un format un po' più preciso, poteva insomma inserire le proprie informazioni o rispetto appunto alle esperienze pregresse di lavoro. Quindi ecco, come dici tu, sono tentativi nuovi che in realtà poi danno un calderone di informazioni miste da cui poi gli accademici, gli studiosi possono attingere per portare avanti degli studi, come appunto quelli in realtà che da anni stanno nascendo nell'ambito, quindi gli sforzi di sindacalizzazione, che appunto è il focus della diretta, ma in generale la percezione dell'ingiustizia, insomma, ce ne sono molti anche nel contesto cinese, cioè quanto il lavoratore percepisce di essere sottoposto a un certo tipo di sfruttamento, quanto il lavoratore percepisce di essere tech worker, per esempio, potrebbe essere una nuova tendenza, diciamo. E quindi in Cina i tentativi ci sono stati. Parlando di gruppi WeChat, ce n'erano addirittura 4-5 associati al cosiddetto leader dell'alleanza di Rider, che è stata questa persona Rider, quindi che lavorava come fattorino, che si era fatto carico di tutte quelle istanze dei suoi colleghi, e creando una rete di gruppi in cui lui e i suoi collaboratori, forse perché comunque era un profilo molto attivo il suo, 14.000 iscritti alla fine della sua esperienza, portava appunto supporto, consulenze, eccetera. Cos'è successo? Che è stato posto in stato di arresto a febbraio di quest'anno, l'anno scorso, scusate, e quindi, diciamo, questo è l'esempio lampante come appunto il governo si fa portatore delle istanze fin quando possono essere strumentalizzate, ma quando una struttura, nel contesto cinese parlando, diventa così importante, così appunto forte e dal basso, diventa pericolosa e va regolamentata. Beh, più non è una questione di dal basso o dall'alto, la situazione in Cina è critica ammessa, attivismo no. Quindi nel momento in cui c'è un tentativo di mobilitazione, infatti ti volevo chiedere, è stato arrestato per cosa? Probabilmente con il grande cappello che si usa di solito dell'aver creato civil unrest, no? Sì, sì, è il cappello da attivista, quindi che insomma hai rotto le palle a livello pubblico, questo è il cappello da attivista. Sì, dici bene, esatto, cioè quando in realtà le istanze non vengono, no, dirette dal partito stesso, cioè sono cose che nascono in maniera indipendente, quindi non fuoriescono, si sviluppano in maniera parallela rispetto a, anche se in quel caso, cioè, ovviamente la protesta, contro questa decisione dello stato d'arresto sarebbe avvenuta comunque, ma in quel caso gli attivisti hanno sottolineato come le stesse istanze erano poi veicolate nei media nazionali, e in realtà quello che lui affrontava come appunto problemi relativi alla questione contrattuale erano le stesse cose, le stesse problematiche, le stesse difficoltà che erano veicolati media nazionali, tanto che nello stesso periodo un funzionario di Pechino aveva fatto una specie di puntata reality in cui si vestiva e lavorava da rider per un giorno, facendo delle interviste col microfono ai colleghi per un giorno, insomma, quindi ai rider di professione, e portando alla luce del sole alla TV di Pechino le stesse dinamiche, le stesse difficoltà che questo leader arrestato ha portato qualche settimana prima, insomma. Però fuori dagli schemi, fuori dalla struttura, fuori dalla narrativa ufficiale. E io sarei curiosa di capire, magari così concludiamo perché stiamo parlando quasi da un'ora, Simone, quali sono le difficoltà? Cioè, parlando di Italia, perché comunque penso che il discorso della diretta con te si lega anche al fatto che noi siamo una realtà che scrive in italiano e che quindi viene letta da un pubblico prevalentemente italiano. Quindi queste dinamiche abbiamo
capito in questi 50 minuti che non sono solo dinamiche prettamente asiatiche, né prettamente cinesi, né in Cina è peggio, in Europa è meglio, sono dinamiche internazionali che devono essere comprese a livello internazionale. Quindi in Italia, qual è, secondo te, l'ostacolo a livello di presa di coscienza maggiore? Sì, chiaramente il problema non è la repressione di Stato, cioè quando succederà saremo contenti perché vuol dire che stiamo combinando qualcosa, ma al momento il problema principale, perlomeno nei laboratori dell'IT, è la mancanza di cultura sindacale, cioè operiamo senza un humus su cui far crescere niente, ed è quello che noi stiamo cercando di fare in questo momento. In cui vediamo che le poche sindacalizzazioni di successo vengono principalmente da lavoratori già politicizzati al di fuori della loro identità di tech worker. E chiaramente il secondo passo poi sarebbe quello che sta succedendo in America, nel mentre che avviene questa ondata di sindacalizzazione che stiamo vedendo negli USA, che in Italia arranca ancora. Connettere queste istanze con quelle di tech worker non tecnici, che è qualcosa che in America un po' sta iniziando a succedere, e a istanze non strettamente legate al lavoro. Per esempio, in Italia c'è stata questa crossover episode tra Fridays for Future e GKN, che è una cosa che secondo me i tech worker dovrebbero fare, e in USA iniziano a esistere queste cose, soprattutto di uso, meglio, evitare l'abuso di tecnologie su temi politicizzati. Ad esempio, sono state parecchie proteste in Google o in Palantir sulla fornitura di servizi alla difesa americana, all'ICE, che è l'agenzia di frontiera, controllo dell'immigrazione. Con anche dei successi, cioè Google ha cancellato dei contratti, quindi la seconda fase dovrebbe assomigliare a qualcosa di questo tipo. Ad esempio, in Italia c'è una forte industria della difesa, dello spionaggio, della sicurezza che fornisce servizi a governi autoritari e a qualunque porcheria decida di fare spyware. E ovviamente questa industria va ostacolata, oltre a tutto quanto la difesa di Leonardo, giusto per fare un nome. Tornando ai problemi, no, questo è il principale problema: c'è una mancanza di consapevolezza che va costruita, c'è una mancanza di organizzazione, nel senso, noi operiamo un po' in un vuoto rispetto agli USA. Cioè, Tech Workers Coalition, quando è partita in USA, era per connettere decine di o centinaia di piccole realtà legate al lavoro, ma non solo, ad esempio, alle istanze di razza o di genere all'interno del tech, che in Italia non esistono, cioè non esiste un'organizzazione femminista nel tech. Esistono alcuni meetup di donne che programmano o di persone trans che programmano, ma non sono, come dire, roba troppo politica. Stessa cosa nell'ambito ecologista, è venuto fuori da poco Open for Future, che però sono quattro gatti, ma non c'è come in USA tutta una rete di queste organizzazioni. Non esiste, ad esempio, il whistleblowing tecnico in Italia, mentre in USA è talmente diffuso che ci sono scuole per insegnate per il whistleblower nell'ambito tech. Manca una sponda dall'ambito civico o dalle istituzioni politiche, cioè i partiti non ci vengono a parlare ancora, perché non capiscono cosa facciamo. Perché E non c'è proprio la catena di trasmissione. In USA questa cosa è molto complicata, cioè Biden ad esempio ha detto ai lavoratori di Amazon: auguri sindacalizzati, daje, perché capisce l'interesse politico di mettere lo Stato contro Amazon. In Italia sono supini quando va bene o ignari, cioè di tutte le dinamiche a livello locale, nazionale, di tutto il colonialismo digitale che subiamo. Quindi cioè manca proprio la percezione che lo Stato dovrebbe mettersi di traverso a tutte queste cose, anche, come dire, manipolando e abusando dei movimenti sindacali, come si è detto, dei rider in Cina, ma anche della sindacalizzazione Amazon, cioè manipolateci meglio che ignorarci. No, non è vero, però. Come dire, ci manca proprio un dibattito anche pubblico su questa cosa. In generale,
sui problemi della tecnologia, cioè c'è uno spazio di società civica che si occupa di privacy, che va benissimo, però sembra che il tema tecnologico si esaurisca nella privacy, nel tenere fuori da alcuni spazi le aziende americane, fine, che ovviamente è una visione molto limitata, che ignora come la tecnologia venga prodotta o tutti gli impatti sociali, ecologici, politici della tecnologia. Quella è un'altra difficoltà, ma cioè, operiamo un po' in un vuoto anche semantico, se vogliamo, che cerchiamo di riempire, ma sì, questa è quello, la cosa principale che abbiamo. Poi un altro problema sono i sindacati tradizionali, che dovevano svegliarsi 30 anni fa a parlare di colletti bianchi, o meglio, già negli anni 70 chi ci vedeva a lungo vedeva che alcuni scioperi, soprattutto nell'elettronica milanese, che c'è stata una stagione di scioperi nelle aziende di piccola elettronica, ma anche in IBM, ma anche in altre aziende americane con sede in Europa, si vedeva che alcuni scioperi arrancavano o fallivano perché i colletti bianchi non salivano a bordo, erano ignorati. Quindi chi voleva vedere questa cosa la poteva vedere già negli anni 70. Negli anni 90 il re era nudo, era chiaro che l'informatica sarebbe diventata una parte determinante dell'economia, e in un dibattito interno alla CGIL, che è ampiamente documentato, si è detto no, non ce ne frega niente, chissà, il computer non è un vero lavoratore. E però il grosso della CGIL è ancora lì, noi dialoghiamo con quelle parti che invece hanno capito che i lavoratori tecnologici sono quello che gli operai erano quando Marx scriveva Il Capitale. Cioè, quando Marx scriveva Il Capitale, gli operai non erano così tanti, cioè non erano in modo produttivo o standard, cioè, erano tutti contadini. Gli operai c'erano, erano una frazione importante dell'economia, ma il grosso del sindacalismo, della politica che guardava ai lavoratori, guardava ai contadini. E c'è questo cambio storico del modo produttivo del lavoro cognitivo, che loro si sono cioè che è iniziato almeno 30 anni fa a essere, come dire, consistente, loro se lo stanno perdendo e continuano a perderlo, e noi cerchiamo di tirarli dalla giacchetta, che è una strategia che in USA e in UK ha dato grossi risultati. Cioè Tech Workers Coalition, dopo 4-5 anni di attività, si è detto qual è la nostra leva? La nostra leva è strategica, è portiamo abbastanza persone in piazza fin tanto che i sindacati non cacciano i soldi, non cacciano gli organizzatori per formare rappresentanze sindacali a tappeto. E Communication Workers of America, dopo che ha visto sciopero in Google, sciopero in Facebook, qualcosina in Microsoft, Palantir è un altro tot di sciopero, anche con decine di migliaia di lavoratori, cioè quelli in Google erano decine di migliaia di lavoratori in tutto il mondo, non una manciata. Ah, ma si può fare? E hanno fatto questa campagna che si chiama Code, che ha iniziato a sindacalizzare a tappeto Kickstarter. Kickstarter è stata la prima, l'ultima è stata la sezione tecnica del New York Times, che conta 600 developer e sistemisti. In Italia questa cosa non è ancora successa, cioè la CGIL non ha ancora fatto quel click, nonostante ci siano appunto un'opposizione interna, questa cosa la dica. La WIL ha sindacato networkers, che ci mette una pezza, ma sono comunque pochi, quindi ci manca anche questa sponda che stiamo cercando di creare. Simone, io volevo chiederti, se posso, Vitti, un paio di cose. La prima riguarda il contesto italiano. Io ho sempre avuto l'impressione che noi abbiamo un po' perso il momento, perché come accenni tu, oltre all'IBM noi avevamo l'Olivetti. Però ha avuto la storia che ha avuto, sogno mancato. Secondo te la nostra mancanza di awareness, perché alla fine di questo stiamo parlando di conoscenza base, di chiamare le cose col proprio nome, è legata a questo sogno mancato per l'informatica italiana, che quindi poi non c'è stata ha dovuto soccombere a quello che tu chiami colonialismo delle piattaforme, perché per noi internet è uguale a piattaforme non di provenienza neanche italiana, europea. E la seconda cosa che invece ti chiederei è se invece dalla parte dei giovani che lavorano nel settore tech
se ci sia appunto una componente generazionale nella percezione di queste tematiche. Mi spiego. In breve, probabilmente noi siamo più abituati a essere sfruttati, probabilmente a noi gli straordinari, il lavoro come sacrificio, ma neanche come sacrificio per un ideale, ma come sacrificio perché siamo troppi e siamo davvero abituati, almeno io sono 94, quindi le persone della mia età e di Vittoria sono abituate da quando sono nate alla miseria e allo sfruttamento da questo punto di vista. Quindi mi chiedo, secondo te la mancanza di presa di consapevolezza da parte del lavoratore stesso, che qualche volta tu mi dici non si sente nemmeno tech worker, perché probabilmente non si sente nemmeno lavoratore, è legata a una componente generazionale? Ok, allora, prima risposta su Olivetti, sicuramente sì, nel senso gli americani non potevano accettare che l'Italia avesse una sua strategia digitale, che con Olivetti tirando un attimino la giacchetta delle forze politiche, riusciva a dare una promessa di un'informatica italiana. Nota di colore, c'era un cinese alla Olivetti nel suo mo momento di Ma massima Mario, si espansione. chiamava Tu, Mario? Mario Chu. Esatto. È morto Mario Chu, è morto Olivetti, questa cosa non facciamo dietrologie che c'è tutto dietro alla base è stata ammazzata. Secondo me no, cioè, secondo me Anche è andata secondo i bene familiari. agli americani, però fatto sta che ci sono, come dire, c'era una chiara intenzione di sabotaggio della strategia digitale, tempo che non si chiama strategia digitale, però dell'elettronica italiana. Perché, come dire, tutta la Silicon Valley, tutta la difesa americana aveva come obiettivo dichiarato l'idea di usare l'informatica e l'elettronica come strumento per creare dipendenza dagli alleati. Cioè l'Italia in quegli anni lì, cioè anni 70, anni 80 poi un po' meno, c'era sempre, per gli americani c'era sempre il rischio concreto che passasse nel blocco sovietico per qualche loro paranoia. E quindi l'elettronica era uno strumento per creare dipendenza, cioè non puoi staccarti così facilmente se poi tutto il tuo impianto informativo è legato all'alleato americano. E questa cosa è ancora vera, cioè e Facebook, Google, Amazon ci campano, cioè il tessuto produttivo italiano, se domani si fa un embargo a Google, a Facebook, c'è dei problemi, c'è un sacco di gente. Fa fatica a lavorare o perde i propri dati, perde il proprio output di promozione commerciale. Quindi questa dipendenza esiste ancora e esiste ancora il fatto che l'Italia non abbia una sua vera strategia digitale, anche solo comparandosi alla Francia. Cioè la Francia, per quanto arranchi, ha una sua idea di autonomia tecnologica che porta avanti. Con fatica, la Germania in modo molto diverso ci prova, soprattutto sui temi della privacy che qua sono molto sentiti. L'Italia non ci prova, cioè ha un'idea di Seguiamo la linea relazionarsi europea. con queste aziende americane che è di sudditanza tendenzialmente, e queste si infiltrano in qualunque progetto critico con poco lobbismo, ma come dire, non fanno neanche tanta fatica, soprattutto a livello locale. È piena, ad esempio, di progetti pilota in cui Google regala a destra manca consulenze e software per radicarsi e poi chiede un sacco di soldi per la manutenzione, fa porcate con i dati. Mi ricordo il caso dei dati, questo con IBM, non con Google, dei dati sanitari in Veneto, che in totale violazione di GDPR, qualunque legge sulla privacy, sono stati svenduti a IBM in cambio di quale sistema. Che però è un sintomo di che cosa? Non cioè, di una scarsità di competenza tecnologica di quel. Cioè, siamo gli indiani a cui dai due perline in cambio di chilometri quadrati di terra. Cioè, quello stereotipo lì. Sulla questione generazionale è un tema interessante. Secondo me questo dipende un po' dalla competenza, dalla professionalità, cioè a seconda settore e identità diverse hanno avuto uno sviluppo generazionale diverso, che però poi si riduce tendenzialmente a un'ostilità all'azione collettiva. Cioè, i creativi negli anni 80 e 90
credevano di essere i capi del mondo e perché erano pochi, facevano un sacco di soldi, la pubblicità portava una marea di soldi a designer grafici, non si sono sindacalizzati e adesso escono dall'università e devono lavorare qualche anno a